parti battetico per niente, conducono le giallo-blu con risultato di 2 a 1. Andiamo a parlare con numero 12. 12, vieni un attimo, vieni un secondo. Un attimo affannato in questo momento. Guarda, vai col capitano. Capitano, sempre pronto, Veronica, sempre Veronica. Sto affogando, guarda, non mi sembra. Dai, 2 a 1, grande partita, gran primo tempo. Speriamo di continuare così anche per il secondo e di portarci avanti col risultato. Va bene, sei sintetica. Sintetica, stanca. Buon secondo tempo, ragazzi. Andiamo a parlare di qualche elemento, c'è cioè, riunione tecnica. Mister, prendo solo una ragazza un secondo per un'intervista. Puoi venire un secondo? No, dai, vieni. Vieni. Vieni un attimo, vieni un attimo qua. Ricordami il cognome? Brunetti, che non Brunetti. È Brunotti quello che c'è sulla maglietta, è Brunetti. Della settimana scorsa io sono stato Brunotti. Perfetto. Brunetti, 2 a 1 il parziale, siete partite male. Poi una buona parte di un finale di primo tempo positivo, avete anche accorciato le distanze. Cosa bisogna fare nel secondo tempo, secondo te, per recuperare questa gara? Dobbiamo andare di più al tiro, perché tiriamo poco. Sì. Colpa del caldo, tra l'altro. Primo caldo davvero. Sta ammazzando. Assolutamente. Quindi no, questo, fondamentalmente questo. Prendere ritmi, non correre a vuoto. Comunque 2 a 1, gara recuperabile. Speriamo. Va bene, in bocca al lupo, ragazzi. A dopo per le interviste finali. Siamo nel post partita del match Spartim Atletico per niente, gara terminata 4 a 2 per le neroverdi. Migliore in campo alla mia destra il portiere delle Spartim Esposito, Sara. Alla mia sinistra, come di consueto ormai, c'è Veronica Cammarota. Parliamo prima con te. Avete disputato una bella gara, secondo me. Non a caso migliore in campo il portiere avversario. Un vero peccato non averlo sfruttato le occasioni sotto me. Sì, infatti ci ha parato veramente l'impossibile stasera. Sì, siamo stati sfortunati in un paio di tiri fatti in porta, però sia questa partita che la precedente abbiamo visto il nostro miglioramento, una nostra grinta maggiore, quindi questo comunque ci spona ad andare avanti e a giocare sempre meglio. Una crescita evidentissima, diciamo l'unico rammarico è che mancano i punti, perché se meritavate qualcosa. Sarà per la prossima. Va bene, ci riproverete, un saluto. Ciao, alla prossima. Ciao. Adesso parliamo con Sara. Grande partita la tua, le tue compagne in difficoltà, forse un po' troppo nel primo tempo, anche nel secondo. Grandi parate e poi c'è stato un bel finale. Dove ci siamo aperte, finalmente. Dove siete aperte. Diciamo siamo un diesel, partiamo sempre a rilento, prendiamo sempre il primo gol e poi dopo come dobbiamo fare la rimonta. Difficoltà di inizio partita? Perché penso che dobbiamo un po' calibrare la squadra all'inizio e trovare anche le posizioni. Comunque venendo dal calcio a 5 il campo è più piccolo e quindi dobbiamo anche un attimo trovare le posizioni e gli spazi, dobbiamo studiare ogni inizio partita. E probabilmente questo è il motivo per cui subito prendiamo gol e poi dobbiamo fare tutta la partita in salita. È vero, comunque è un'altra bella vittoria, la classifica se non sbaglio è comunque una classifica positiva. Sì, abbastanza positiva. Quindi il campionato sta andando alla grande, possiamo dire. Sì, sì, per noi va bene così, l'abbiamo fatto per divertirci, ci stiamo divertendo, stiamo avendo anche risultati e stiamo facendo anche gol, stranamente, cosa che è il nostro proprio... La vostra pecca. Sì, la nostra pecca assoluta proprio gol. Dietro un po' ballerina, troppe parate hai fatto questa sera. Diciamo che il filtro avanti e indietro e la difesa non è stata neanche un problema di difesa, è proprio il problema degli spazi tra avanti e indietro, non riusciamo. In mezzo al campo andiamo avanti e poi magari non riusciamo a recuperare e tornare indietro. E quindi magari alle volte mi trovo da sola contro... gli attaccanti o uno contro due. Giustissimo. Sara, un saluto finale. Ok, saluto tutti. Brunotti finalmente segnato. Finalmente ce l'hai fatta anche tu. Saluto Sara. Ciao, alla prossima. Ciao.